Ciao a tutti, ci troviamo qua di nuovo nel mondo dei topi, perché dopo essere morto un paio di volte senza quasi avere scampo dalla donna peccatrice, insomma da quel boss lì, e siccome sono ancora un non morto, forse mi manca l'umanità e forse probabilmente non riuscirò per ora a ucciderlo ancora, non ne sono ancora capace. E questo è un grosso guaio perché sono praticamente bloccato. Qui sono morto dopo un paio di salti come un deficiente. Allora io devo andare di qua. Perfetto, mi sono già rotto le palle. Praticamente nei forum c'è chi dice che. Allora andiamo a vedere. Bene, bene, bene. Non so se devo andare da una parte o dall'altra. Corri, 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 corri. Ma come vedete mi hanno fatto la festa quei maledetti. Cioè, mi amano talmente tanto tutte le mie ex fidanzate che mi hanno fatto morire. Ingloriosamente. Allora, sicuramente non si possono affrontare come ho fatto io. Quindi vanno affrontate quelle perché lì siete praticamente bloccati. Nell'acqua non si corre. Io ho provato ad essere nudo per avere più possibilità anche magari di fare breccia su quelle mummie maledette. Qui c'è il nostro amico, il topo parlante, Topo Gigio, Topo Gigione, che gli darei un colpo, ma visto già la mia condizione precaria, lasciamo stare, evitiamo ulteriori casini. Ecco, se io potessi da qui prenderle quelle, ma non credo di riuscirle a, ma purtroppo no, purtroppo no. Vediamo un po' chi è che arriva. Maledetta. Puttana, è bastata una bomba. Quindi così da nudo non ho nessun tipo di possibilità. Chi se ne frega. Vorrei riuscire almeno a scappare. Vediamo. Anche sti salti, in verità, a me mi hanno già stancato. Momenti, muoio. Io potrei anche provare di nuovo a bardarmi. Solo che peserò, guardate quanto pesa quello. Bene, ogni volta che diciamo così abbiamo un messaggio ed è votato, vedete? Porca di quella mignotta. Quindi ogni volta che noi abbiamo qualcuno che ci vota il messaggio, probabilmente
si alza la nostra barra dell'energia, quella rossa. Magari quella strada non porta da nessuna parte, ma mi sembra molto strano. È una cosa indescrivibile. Sono morto 3.000 volte, non ne avevo più dopo lì. Con grande coraggio provo a ributtarmi giù. Vediamo. Caro topaccio, topastro, se ti porto un gatto mi dà l'idea che te lo mangi tu. Qui vi ricordo che ci va l'anello del gatto, cosa incredibile in un posto di... Vediamo se riusciamo a equipaggiare a colpirli da qua, ma non credo. Mo che neanche a pensarci. Ma vaffa, quello sicuramente mi fa rimorire.